perché la piazza della Repubblica per la Sagra delle Castagne si è chiusa perché il massimo responsabile della sicurezza cittadina, non essendoci la questura a Rocca di Papa, è il sindaco, anche in materia di igiene e sanità pubblica, e quindi il massimo responsabile, che è il sindaco, che è anche l'assessore alla polizia locale, ha impartito le direttive sull'ordinanza da mettere in piedi per la sagra. Forse, a mio avviso, l'assessore che cerca di attribuirsi un merito non suo doveva prestare più attenzione sugli spazi ceduti durante lo svolgimento della sagra, gli introiti da essi derivati, che credo rientrano tra quelle attività produttive all'interno di una macchina amministrativa. E credo anche su questo, come leggerete nella nota che vi ho allegato, erano richiesto alla segretaria comunale di avere tutti gli iter dello svolgimento della sagra, anche perché, come menziono nella lettera, la presidente della commissione bilancio lamentava a me per iscritto che non gli veniva fornita la documentazione. Quindi credo ragionevolmente che all'interno della maggioranza, forse sì, come diceva qualcuno, c'era qualche elemento divisivo, ma non poteva essere ricondotta a chi per legge deve fare il proprio dovere, tra le altre cose nel rispetto degli indirizzi dell'amministrazione, e probabilmente non si è scelto la strada del Consiglio Comunale per l'imminente discussione del bilancio 2022, per l'approvazione del bilancio, perché purtroppo per sfiduciare una sindaca in consiglio ci vogliono le motivazioni, e sicuramente non c'era nessuna motivazione collegata al comandante, perché gli atti spiegano che la mia permanenza a Rocca di Papa era fino al 31 dicembre, e quand'anche qualcuno della maggioranza, a differenza di qualcuno della maggioranza, voleva la permanenza di Di Bella, in base al decreto Brunetta poteva avvenire solo per convenzione, e come tutti quanti sanno, spero che lo sapessero anche i consiglieri comunali, passa in consiglio comunale, non passa in giunta. La convenzione del mio successore è un atto del commissario prefettizio con i poteri del consiglio comunale e non della giunta.